Allora, benvenuti sempre qui a Villa Bruno e a questo evento organizzato da Edda Scioffi, un evento sulla donna e sulla solidarietà. Come ho detto prima, tante altre interviste, ci sono varie associazioni e qui a fianco a me ho Antonio Giordano, che pure lui ha un'associazione ad Afragola, si occupa del sociale, fa molti eventi appunto sul sociale. E quindi ci vuoi dire un qualcosa della tua associazione? Sì. Allora, io sono Antonio Giordano, presidente dell'associazione La Nuova Casa Onlus, che si trova, opera principalmente nel quartiere Salicelle di Afragola. Grazie all'aiuto di tantissimi amici e tantissime persone di cui abbiamo colto la solidarietà e l'aiuto, siamo riusciti a realizzare una piccola sala teatrale. Questa nostra piccola sala teatrale è intitolata proprio a Massimo Troisi. Il motivo per cui questa sala è intitolata a Massimo Troisi, perché tra i cofondatori dell'associazione c'era Renato Barbieri. Renato Barbieri, che come sapete è stato tra gli artefici del successo di Massimo e tra quelli che lo ha scoperto per prima. E in questa nostra piccola sala teatrale cerchiamo di favorire la partecipazione del pubblico e favorire la passione per il teatro. Infatti, una delle caratteristiche principali della nostra sala teatrale è che il pubblico non paga. Cerchiamo di sostenerci con l'aiuto dei nostri volontari, con la quota associativa, ci autotassiamo e il nostro motto è quello non di portare la gente a teatro, ma di portare il teatro a casa della gente. Sono oltre 10 anni che non so come ci siamo riusciti, siamo fieri e voglio aggiungere che tra pochi giorni, tra qualche mese, ci sarà proprio un premio intitolato a Renato Barbieri, un premio riservato a monologhi e corti teatrali. Quindi partecipate? Assolutamente sì, l'invito è quello alle compagnie, alle associazioni a partecipare. Basta collegarsi sul sito della Nuova Casa Onlus oppure sul mio profilo Antonio Giordano e riceverete tutte le informazioni necessarie per partecipare a questo evento. Iniziativa, partecipate. Grazie Antonio per essere qua e grazie a te. Grazie a te. Grazie.